Lo sciopero degli attori e delle attrici di Hollywood ha stravolto i programmi di molti eventi, tra anteprime e festival, ma non ha avuto un grande impatto sull'ottantesima mostra del cinema di Venezia, ha detto il direttore Alberto Barbera presentando la prossima kermesse. La qualità del concorso è alta, con pellicole attesissime, a partire da Maestro di e con Bradley Cooper, Priscilla di Sofia Coppola sulla moglie di Elvis Presley, Povere creature di Yorgos Lanthimos, Un Frankenstein al femminile con Emma Stone, Ferrari di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz e Coupe de Chance di Woody Allen. Tra gli italiani, Comandante di Edoardo De Angelis che apre la mostra, Enea di Pietro Castellitto, Adagio di Stefano Sollima, Io Capitano di Matteo Garrone e ancora Finalmente l'Alba di Saverio Costanzo, L'Ordine del Tempo, ultimo film di Liliana Cavani che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, Lubo di Giorgio Di Ritti e Felicità, debutto alla regia di Micaela Ramazzotti. Dopo Jacuzzi torna a Venezia anche Roman Polanski con The Palace. È scomparso a 87 anni Marc Uge, grande antropologo, etnologo, scrittore e filosofo, membro del comitato scientifico del Festival Filosofia dal 2009. Dopo aver contribuito allo sviluppo delle discipline africanistiche, ha elaborato un'antropologia dei mondi contemporanei attenta alla dimensione rituale del quotidiano e della modernità. Tra le sue opere tradotte ci sono Non luoghi, introduzione a un'antropologia della surmodernità, Le tre parole che cambiano il mondo, Un altro mondo è possibile, Sulla gratuità per il gusto di farlo, Chi è dunque l'altro, Condividere la condizione umana, Un vademecum per il nostro presente. Sicurezza, sostenibilità e restauro estetico sono i tre obiettivi principali degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del complesso monumentale di Piazzale degli Archivi a Roma, che dagli anni 50 del Novecento ospita l'archivio centrale dello Stato. Il progetto, a opera di Inail che ha acquistato l'immobile meno di 10 anni fa, prevede interventi di restauro e risanamento conservativo per un valore complessivo di oltre 28 milioni di euro e si svilupperà in due fasi. La prima riguardante la parte esterna dell'edificio e la seconda quella interna. Gli interventi puntano a garantire la messa in sicurezza della struttura e delle componenti architettoniche, comprese le facciate, i solai e gli impianti tecnici. Attualmente la documentazione conservata nell'archivio centrale ha una consistenza di circa 160 chilometri lineari. A partire dalla Costituzione, di cui è conservato uno dei tre originali, e dagli archivi prodotti dagli organi di governo e dall'amministrazione dello Stato. L'Università Federico II e Giffoni Innovation Hub insieme per celebrare gli 800 anni dell'Ateneo. Buon compleanno Federico, questo è il titolo del cortometraggio diretto da Ettore De Lorenzo, un racconto sul coraggio di un imperatore che nel 1224 arrivò a sfidare il potere della Chiesa per rimarcare come la conoscenza e il sapere non debbano essere monopolio del potere spirituale. Noi abbiamo bisogno di raccontare questa storia anche attraverso questo corto che con intelligenza e ironia ci aiuterà a mostrare al mondo quanto è bella la storia dell'Università Italiana e dell'Università Napoletana, ha detto, ospite della 53esima edizione del Giffoni Film Festival, il rettore dell'Università di Napoli Federico II, Matteo Lorito, che si prepara ai festeggiamenti in programma nel 2024.